Buonasera e ben ritrovati a Healthy Living 2021. Durante la conversazione odierna vedremo come attività fisica e alimentazione possono essere perfetti alleati per il tuo benessere. Bene, chi ci accompagnerà, chi ci guiderà in questa conversazione? Il cardiochirurgo dell'Università di Padova, Augusto D'Onofrio, lo chef Mauro Buffo e la vignaiola Veronica Adami. Mauro Buffo nasce a Verona. Approda giovanissimo alla corte di Gualtiero Marchese, continuando poi la sua formazione con Massimiliano Alaimo, con David Boulay e con Fernand Andrea, lo chef che ha rivoluzionato la cucina contemporanea declinando la cucina molecolare. Come tutti i grandi chef, poi comincia a girare il mondo per acquisire idee, emozioni, tecniche da trasferire nella propria cucina. Quindi gira dalla Spagna a New York City, in Giappone, per ritornare poi in Italia nel 2010. Prima in Alto Adige e poi ritorna nella sua Verona, dove ai 12 Apostoli riporta nel 2018, dopo ben 20 anni, la stella Michelin. Veronica Adami, beh, rappresenta perfettamente il pianeta donna, essendo donna imprenditrice e anche futura mamma. Dopo una laurea in lingue e culture per il turismo e commercio internazionale all'Università di Verona, si affaccia immediatamente nel mondo del vino diventando sommelier e poi scopre chiaramente di avere quelle qualità, quella passione, quella caparbietà e quell'impegno che ha ereditato dai suoi genitori, dalla mamma Paola Serenelli e dal papà Carlo Adami, per continuare la tradizione di famiglia e per continuare in quel gioiellino fondato dai genitori che è Capigneto. Qui mi taccio e passo la parola ad Augusto D'Onofrio per guidarci in questa conversazione. A te, Augusto. Grazie professore, buonasera a tutti. Io ringrazio ovviamente il professor Gerosa per l'invito, per avermi invitato a condurre questa conversazione di oggi. Lo ringrazio due volte. Il primo perché affronteremo tre argomenti a me molto cari, che sono appunto lo sport, la buona cucina e il buon vino. Il secondo perché ne parleremo appunto con Mauro e con Veronica, che sono due eccellenze della cucina e del vino di Verona, città a cui sono estremamente legato sia dal punto di vista professionale, perché mi ci sono specializzato, e sia dal punto di vista personale e familiare. Come diceva il professor Geroso, appunto l'attività fisica e l'alimentazione costituiscono un binomio inscindibile. Questo perché una nutrizione corretta insieme ad un'adeguata attività fisica sono alla base, ovviamente, al controllo di altri di rischio. Fumo, sono alla base di una prevenzione importante. E allora io non ruberei ulteriore tempo ai nostri ospiti e vorrei subito sentire la loro opinione in merito. Mauro, nella popolazione, soprattutto in quella più giovane, c'è sempre più consapevolezza e attenzione all'aspetto fisico. Questo è esaltato ovviamente anche dalle campagne dei social media e di conseguenza anche una grandissima attenzione a tutto quello che riguarda il fitness. Come si sta evolvendo la tua clientela, le richieste che tu hai in termini appunto di clientela, nella tua esperienza, attuale? Innanzitutto buonasera Augusto, buonasera Veronica e grazie dell'invito. Niente, allora l'attenzione che ha la nostra clientela riguarda soprattutto, non direi proprio un'attenzione più che una richiesta, perché si è esposti veramente ad una quantità di cibo, no? Un'abbondanza di cibo oggigiorno che a volte non si riesce nemmeno a gestire. Cosa succede? Che ad un certo punto dobbiamo un attimo metterci in riga e cominciare, scusate, ad equilibrare la nostra dieta anche con dell'esercizio fisico, no? Come ben sappiamo, la dieta in passato con gli antichi era intesa un po' come uno stile di vita, mentre oggigiorno si tende un po' più ad enfatizzare quello che è l'aspetto estetico. La cosa giusta sarebbe trovare il binomio perfetto nel mezzo tra comunque gastronomia, tra alimentazione e un corretto stile di vita, sicuramente con l'attività fisica, no? Incrementando quello che è l'attività fisica durante il giorno. Cosa succede? Succede che a volte tendiamo ad esagerare anche nell'attività fisica, magari dimenticandoci di quello che potrebbe essere,
il gusto di quello che andiamo a mangiare, no? Ci dimentichiamo da dove viene, ci dimentichiamo chi l'ha fatto, perché il tutto va a scapito appunto dell'estetica più che della dietetica, come sarebbe giusto invece intenderla. Grazie, è molto interessante questa distinzione tra estetica e dietetica, magari la affronteremo più avanti. Veronica, sempre ricollegandoci a quello che diceva Mauro in termini di equilibrio tra alimentazione e attività fisica, l'alcol purtroppo a causa delle sue proprietà metaboliche e nutrizionali non è proprio il miglior alleato dell'attività fisica, perché sappiamo che ha un effetto negativo sul metabolismo di carboidrati e grassi, oltre ovviamente ad avere un apporto calorico non indifferente. Come ti rendi, cioè l'aspetto nelle categorie più giovani, quindi nei giovani che stanno sempre più attenti all'aspetto nutrizionale, all'aspetto dell'attività fisica e del mangiar bene. Nonostante tutto, comunque il consumo di alcol spesso è anche eccessivo. E allora, secondo te, l'aspetto sociale e conviviale dell'alcol supera i suoi limiti nutrizionali? Ciao Augusto, ciao Mauro, è un piacere essere qui con voi. E allora Augusto, dipende, nel senso che dipende dalla tipologia di cliente che ho davanti. Se è un cliente che ha una cultura del bere, del vino, è un esperto, andrà ad acquistarmi un vino di un certo valore, di un certo prestigio, e di conseguenza lo andrà a degustare e quindi secondo me non andrà a superare i limiti nutrizionali. Inoltre, in questo caso il cliente esperto userà l'alcol come il vino, come lubrificante sociale, proprio perché il suo intento è quello di spiegarlo, di educare anche gli altri e, perché no, anche di descrivere le proprietà benefiche che può avere un buon bicchiere di vino. Viceversa, non voglio generalizzare, ma tanti giovani che ovviamente non hanno la cultura del vino, non hanno la possibilità economica di acquistare vini di un certo pregio, vanno quindi a comprare vini scadenti, vanno a consumarli in maniera eccessiva, non dando peso quindi al valore nutrizionale, e quindi si viene anche a mancare, possiamo dire, tutto l'aspetto sociale e conviviale del vino, perché il vino bevuto in eccesso ovviamente fa annebbiare la mente, quindi va anche a perdersi questa idea di lubrificante sociale del vino. E quindi secondo me la distinzione vede questa differenza tra il consumatore. Il consumatore preparato, informato e attento, responsabilmente, e quindi apprezza anche le caratteristiche benefiche del vino, e il consumatore che magari non ha esperienza, non conosce la qualità del vino e non ha il potere neanche economico, che quindi va a bere un vino scadente in maniera poco responsabile e non valorizzandolo e non spiegandolo. Perfetto, quindi rientra sempre l'aspetto culturale, no? Quindi mi ricollego a quello che diceva Mauro prima, dietetica, estetica, cultura della clientela. Tu in quanto chef sicuramente avrai dei tuoi clienti che sono fidelizzati e quindi potresti avere una certa, in un certo senso, una figura di educatore, di personal trainer della tua clientela. Come la vedi questa definizione? Pensi che si possa essere adattabile a quella di uno chef? Ma sai, quella appunto, per riprendere anche il discorso di Veronica, più che del personal trainer, io direi di un social trainer, no? Perché appunto nel momento in cui perdiamo il contatto con la natura, no? Di conseguenza non valorizziamo più il buon cibo, il buon prodotto di partenza e il buon vino, andiamo appunto a fare una grandissima falla, no? Avremo un grandissimo... come dire, una grandissima mancanza dal punto di vista una mancanza, scusate, ho perso un po' il filo del discorso adesso,
Andremo, scusami, puoi ripetere la domanda che così magari riesco? Sì, certo, ti chiedevo, cioè, quanto conta l'aspetto culturale Non ti sento più. Culturalmente, dal punto di vista. Allora, qual è il ruolo educativo? Come lo vedi il tuo ruolo educativo? Ma giustamente il ruolo educativo dello chef è appunto un ruolo sia educativo che un ruolo anche civico, no? Perché noi comunque dobbiamo educare anche la nostra clientela a mangiare nella maniera corretta, no? A prediligere un'alimentazione molto più sana, un'alimentazione pensata, un'alimentazione chiamiamola anche locale, no? Appunto esaltando quelle che sono anche le quelle che sono le nostre specialità, quelle che sono le nostre eccellenze artigiane del territorio. Solo così saremo in grado appunto di fare cultura e di indirizzare la nostra clientela ad un'alimentazione più sana. Perfetto, grazie Mauro. Veronica, parlando sempre di clientele e di richieste, vista l'attenzione che si ha nei confronti appunto di questa corretta nutrizione, attenzione alle calorie, attenzione ai nutrienti, hai mai avuto la tentazione, tu produci vini in Valpolicella, quindi vini ad alto contenuto alcolico, vini molto strutturati, vini molto importanti, hai mai avuto la tentazione di creare dei vini più semplici e più alla portata di una clientela che richiede qualcosa di meno impegnativo? O hai mai avuto un'estate di questo tipo? Allora, Augusto, come dicevamo, il cliente è sempre più formato e informato. Quindi il cliente che arriva da me in Valpolicella sa che io produco vini che hanno una gradazione alcolica importante. Quindi l'amarone che fa 16 gradi e mezzo e il ripasso che ne fa 13 e mezzo. E solitamente se mi dovessero richiedere vini impegnativi, io cerco di veicolarli sul ripasso, che come ho già detto è un vino meno impegnativo e si presta anche ad un abbinamento completo per quanto riguarda la scelta gastronomica. Tuttavia però ci sono dei miei concorrenti che hanno optato per soddisfare una piccola fetta di mercato che vuole vini più giovani, e quindi è il caso degli amaroni moderni che escono anche con annate recenti come la 2017, che hanno anche meno grado alcolico. Ecco, io non credo a quest'idea degli amaroni giovani, io sono più per l'idea tradizionale. Secondo me l'amarone deve essere un po' come un Barolo, sono quei vini che vogliono un invecchiamento, sono quei vini, attualmente noi stiamo vendendo l'annata 2011. E soprattutto perché secondo me anche l'idea dell'alcol è un'idea relativa, nel senso che ci sono vini che magari hanno il 12% di alcol, ma risultano essere più alcolici di vini che invece hanno 16 gradi e mezzo di alcol. Quindi è molto relativa. E perché ti dico questo? Perché ad esempio il mio amarone risulta essere equilibrato e grazie alla struttura, all'estratto secco, alla complessità, tutte le componenti del vino, quindi le parti morbide, quindi l'alcol, ma anche le parti dure, si equilibrano e quindi non c'è questo alcol spiccato. Viceversa, ci sono dei vini che magari hanno sì meno alcol, ma non hanno quella spalla, quell'estratto secco, quella complessità che li rende equilibrati, e quindi risultano essere al naso e in bocca molto più forti. Quindi per me questo è un concetto relativo e io devo educare i miei consumatori. E sicuramente una scelta nostra aziendale è quella di non aver prodotto il Valpolicella.
Ecco che molti mi chiedono il Valpolicella, perché magari sì, ha meno gradazione alcolica, è più leggero. Questa è stata una nostra scelta, in quanto sappiamo che il vino Valpolicella base è ottenuto da uve meno belle, e quindi noi, diciamo, operiamo fin da subito una selezione in vigna, raccogliendo i grappoli più belli. Noi chiamiamo solitamente la nostra vendemmia la vendemmia chirurgica, perché c'è proprio una raccolta meticolosa, precisa, e offriamo quindi vini successivamente che faranno appassimento, come nel caso dell'Amarone, che avranno una bella struttura. Ecco, il Valpolicella ottenuto quindi da uve di serie B noi non lo facciamo, e i nostri clienti lo sanno, e diciamo che hanno capito la nostra politica aziendale e sanno che operiamo in un certo modo. Benissimo. Mauro, si stanno facendo sempre più largo le figure dei nutrizionisti. C'è la possibilità di associare un nutrizionista in un ristorante, oppure hai mai pensato tu stesso di diventare un nutrizionista per combinare le tue competenze tecniche o insieme a quelle scientifiche? Guarda, personalmente no, nel senso, la figura del nutrizionista ha cominciato a farsi spazio nel secondo dopoguerra, no? Per determinate esigenze, appunto, sia riguardanti l'aspetto industriale e alimentare, sia per quello che riguarda appunto l'aspetto fisico, no? Eravamo pieni di cibo, no? Continuavamo a mangiare, come ho detto prima. Si andava dall'opposto di una volta, dove si moriva di fame perché non si riusciva a trovare da mangiare, ad oggigiorno, dove invece abbiamo l'esatto opposto. Dunque moriamo sia per obesità magari, o anche per anoressia, no? Il nutrizionista serve appunto per mediare, per cercare di equilibrare quello che è la nostra dieta giornaliera. Devo dire anche che i clienti del 12 Apostoli, e comunque anche degli altri locali dove ho lavorato precedentemente, cercano più che altro l'esperienza gustativa, no? Un'esperienza unica, il piacere del palato. Penso che invece il lavoro del nutrizionista sia molto importante per quanto riguarda l'abitudine che abbiamo di mangiare, no? Il mangiare fuori costantemente a pranzo o a cena, magari in tempi anche molto ridotti. Lì sì, penso che possa essere in alcuni casi indispensabile anche il nutrizionista. Per quanto riguarda la mia cucina, invece, guardo di più l'aspetto, diciamo, edonistico, no? dell'alimentazione. Il nutrizionista, sicuramente deve guardare di più l'equilibrio degli alimenti che mettiamo nel nostro corpo durante tutta la giornata. Ok. Veronica, si diceva prima appunto che tra vino e sport non c'è un grandissimo accordo e deve valere molto la regola del buonsenso, no? Quindi cercare di limitare l'uso prima e subito dopo l'attività sportiva, e si può tranquillamente consumare con moderazione nei giorni di riposo, anche perché anche l'aspetto psicologico, sociale e mentale ha un'importanza non indifferente. Quando pensi al piacere che genera il tuo vino nelle persone che lo bevono, che emozioni provi? Allora, le persone sono sempre più alla ricerca di emozioni. Secondo me un buon bicchiere di vino, ad esempio io qua ho in mano un calice, e subito quello che esprime questo vino dal punto di vista sensoriale è un brivido dal punto di vista visivo. Vedo questo colore penetrante, questo colore intenso con delle nuance aranciate, che quindi mi dà l'idea di essere un vino comunque che ha una storia, e quindi ecco che cerco di ricordare quell'annata, la curiosità di quell'anno, e penso quindi anche a tutto il lavoro, alla dedizione, al sacrificio, alla passione e anche ai fallimenti.
Quindi c'è tutto un rapporto che si viene a creare profondo e personale. E poi il punto di vista olfattivo, Augusto, io quando sento questo vino sento casa mia, sento la mia terra, sento i profumi del bosco, sento, ricordo la mia famiglia, la mia casa, la mia infanzia, quindi c'è molta emozione dietro un bicchiere di vino. È emozionante anche l'evoluzione del vino stesso dal punto di vista olfattivo. Se inizialmente sento queste spezie comunque forti, il pepe nero, successivamente queste spezie virano verso il dolce, e anche questa è un'emozione, continuare a scoprire l'evoluzione di un vino aperto, ovviamente, qualche... Ecco perché io non credo nel decanter, piccola parentesi. E infine, dal punto di vista gustativo, l'emozione che mi genera questo vino, la persistenza, l'eleganza, il tannino presente ma mai aggressivo. Quindi dal punto di vista sensoriale è un vino che mi emoziona, come quando uno vede un bel tramonto, sono sempre quelle emozioni inspiegabili che toccano il cuore. Il vino poi, secondo me, è condivisione, il vino è condivisione, si beve vino in momenti speciali della vita. Io questo amarone lo associo al mio matrimonio, lo associo all'annuncio della mia gravidanza. Io ho, provo emozione nel ricordare quando ho, ho degustato questo vino e questa annata in particolare. E inoltre, sì, il vino, come ho già detto, è veicolo di sentimenti, è unione. Questo è per me il vino. Perfetto, grazie mille Veronica. È stata una emozione sentirti parlare delle tue emozioni in merito ai tuoi vini. Io vorrei ritornare con Mauro un attimo più nel focus, nel topic di questo incontro. Stiamo parlando di attività fisica e di alimentazione, di buona cucina. Purtroppo ci sono alcuni nutrienti che non sono dei buoni alleati dello sport. Allora, in che modo uno chef può ingannare il palato cercando di abolire delle calorie, tra virgolette, inutili da un piatto, cercando però di non alterare... Mi hai sentito, Mauro? Sì, ok, adesso ci sono. No, guarda, più che ingannare... Ti ripeto la domanda o hai capito? No, sono a posto. Più che ingannare... Più che ingannare, secondo me, cercare il giusto equilibrio anche qui nell'uso, no? Nell'uso appunto di grassi, nell'uso di carboidrati. Io personalmente nel fare un menù, nel redare un menù, cerco il più possibile di usare ingredienti diversi, usarne il più possibile, no? Appunto per dare una certa diversità. Già quello è un fatto molto importante, soprattutto quando cominciamo ad avere 15-20 verdure all'interno dello stesso. L'uso dei grassi va ponderato, ci sono grassi che sono più adatti per la cottura di una carne, altri magari per la finitura di un piatto, però anche lì è giusto trovare l'esatta quantità, che non sia troppa, no? Però nemmeno troppa poca, perché altrimenti abbiamo sì gusto, però mancherebbe un po' anche di sapore. Anche la cottura, tecniche di cotture diverse, oggigiorno appunto con l'innovazione, con lo sviluppo della gastronomia, ci aiutano anche lì a mantenere inalterate quelle che sono le proprietà organolettiche di ogni singolo elemento, no? A volte non serve nemmeno l'uso né di grassi né di carboidrati, si possono usare tranquillamente al posto di mangiare pasta per due o tre volte in un menù, si può optare per cereali diversi, no? Quale potrebbe essere anche l'orzo, quale potrebbe essere la quinoa, dal basso contenuto calorico, magari invece dall'alto contenuto nutrizionale.
credo che sia molto importante variare all'interno di un menu, no? Per cercare appunto di alleggerire anche il nostro corpo. Non tralasciamo però il fatto che è importante non perdere il gusto degli alimenti, il gusto dei piatti alla fine del pasto. Tutto qui. Fammi un esempio tecnico. Se un piatto che ti viene in mente che ha un alto contenuto di grassi, per esempio, non so, un fritto oppure anche un risotto stesso, come si può, tra virgolette, modificare per renderlo più fit? Ma sì, facci qualche dritta, dai, qualche segreto. Ma nel caso di un risotto si potrebbe alla fine diminuire la quantità di grassi, che sia il formaggio e il burro nella mantecatura, magari con una crema di asparagi, se facciamo appunto un risotto con gli asparagi, no? Una cottura lenta di questi asparagi assicura che evapori l'acqua, ma che si concentri il gusto. Poi noi lo andiamo a rendere purea, lo andiamo ad aggiungere al risotto, gli aggiungiamo comunque un po' di burro e un po' di parmigiano, se non vogliamo il burro va benissimo anche dell'olio di oliva, però comunque per dare rotondità al piatto un po' di materia grassa serve. Quindi cosa, il trucchetto potrebbe essere la concentrazione del gusto, no? Se noi andiamo a concentrare un gusto cucinandolo, facendogli evaporare, togliendogli l'acqua, percepiremo molto di più e molto più intensamente il sapore appunto di cosa andiamo a cucinare. Va bene, ok, grazie Mauro. Veronica, la vigna può essere paragonata ad un atleta perché va allenata, va nutrita adeguatamente e la sua performance può anche essere un po' altalenante, no? Degli anni va bene, degli anni va meno bene. In quanto vignaiola, ti senti un po' l'allenatore, il personal trainer della tua vigna? Allora, sì, sicuramente sì, perché come nel mondo dello sport ci vuole dedizione, sacrificio e tempo. Secondo me ci sono delle similitudini tra questi due mondi. Il primo è il tempo. Un allenatore deve allenare l'atleta che avrà risultati nel tempo, così come un produttore di vino ha bisogno di tempo per fare un grande amarone. Quindi questa è la prima similitudine. Io mi sento quindi un po' un allenatore. In secondo luogo, secondo me, è la preparazione. E così come l'atleta deve comunque, prima di gareggiare, segue un iter preparatorio, così come io quando servo la mia bottiglia ho una preparazione, quindi devo aprire la bottiglia 8 ore prima, devo studiare il tappo e anche l'idea di far respirare il vino, ossigenare il vino. Un esercizio, sembra quasi anche questo richiamare un po' il mondo dello sport, l'importanza della respirazione, c'è nell'atleta ma c'è anche nel vino, il vino deve ossigenarsi bene. E in terzo luogo, secondo me, una cosa che ci accomuna è l'umiltà di riconoscere i propri limiti, senza intervenire nel caso dello sport a sostanze tossiche, come potrebbe essere il doping, e senza utilizzare prodotti nocivi per aumentare la produttività nel caso del vino. Quindi l'essere, fare un bagno di umiltà, mi accomuna molto ad un atleta, perché non tutte le annate sono favorevoli. E come dicevi tu, un altro aspetto è anche l'età dell'atleta e l'età della vigna. L'atleta, i primi anni di attività, è prestante, è dinamico, è forte e dà di più, così come una vigna, dà molto più frutto. Però l'atleta invecchiando acquisisce esperienza, acquisisce tecnica, occhio, così come la vigna invecchiando darà meno frutti, ma darà frutti di qualità,
frutti che avranno una concentrazione di tutte le sostanze benefiche e come fanno i francesi, molti francesi fanno vini a partire da vigne molto vecchie, le cosiddette ville vigne, anche alcuni vini libanesi, il mio preferito è il Chateau Musard che è realizzato a partire da vigne che hanno addirittura 40 anni. Perché? Perché c'è meno frutto, ma è più concentrato, c'è più qualità. Ecco, secondo me, quindi ci sono una serie di parallelismi, di similitudini tra questi due mondi. E sì, io mi sento l'allenatrice, la personal trainer, e sì, mi specchio molto in questo. No, mi è piaciuto moltissimo il tuo paragone, il fatto che tu abbia citato il doping. C'è doping nel mondo del vino e come si può riconoscere un vino quando è dopato? Allora, c'è doping, c'è stato e ci sono comunque ancora dei casi. Mi viene in mente, il caso più famoso, Augusto, è la crisi, lo scandalo del metanolo del 1986. Quella è proprio la massima espressione di doping nel vino, che hanno alterato il vino aggiungendo alcol metilico. Quindi per potenziare la gradazione alcolica hanno aggiunto di fatto un prodotto dannoso che ha provocato anche dei morti. E oggi ci sono altri casi di doping nel vino, ad esempio è vietato l'utilizzo dello mosto, ma ci sono, diciamo, dei furbetti che lo utilizzano in maniera illegale perché si sa che lo zucchero è più potente conservante. Oppure ci sono i furbetti che si fanno mandare delle uve dal sud Italia e operano dei tagli per potenziare il colore, diciamo, del vino. E, quindi sì, ci sono anche casi di contraffazione molto brutti, che sono, ad esempio, ho letto recentemente un articolo che in un magazzino clandestino di Brescia cosa facevano? Prendevano delle bottiglie di un certo pregio, delle bottiglie dei ristoranti, quindi bottiglie vuote, le riempivano con una miscela di acqua e vino, le tappavano e le vendevano poi sul mercato online a prezzi anche abbordabili. Però qui si capisce che a volte ci si trova davanti a delle casistiche molto molto brutte. E allora il mio consiglio qual è? Innanzitutto è: uno, leggere l'etichetta sempre; due, invitare il consumatore a vedere l'azienda, quindi a rendersi conto di cosa stiamo parlando, toccare con mano, quindi conoscersi anche, è molto importante secondo me il vis-à-vis. Successivamente considerare anche tutto l'aspetto della conservazione del vino, perché un vino fatto bene sarà un vino che poi avrà anche una vita davanti. Ci sono, appunto, quando si ha davanti un vino che comunque cade subito, è perché è un vino che probabilmente ha avuto delle alterazioni. E come fare a riconoscere? Ecco, scusami, torniamo alla domanda. Lo riconosci? Sempre considerando l'aspetto sensoriale. Vista, se vedi dei residui, delle particelle, se il vino è torbido, vuol dire che c'è stato qualcosa che è andato storto durante il processo produttivo. Se il vino al naso ti risulta essere troppo, diciamo, marcato questo sentore di legno, è perché molti cosa fanno? Utilizzano dei truccioli. I truccioli vanno a dare al vino questo profumo di legno, ma di fatto il vino non viene maturato in botti di rovere come farebbe un produttore serio, viene, diciamo, alterato il profumo con l'immissione di questi truccioli. E poi, dal punto di vista comunque gustativo, un vino che comunque è dopato è un vino che avrà questa alcolicità spiccata, quello che ti dicevo prima. Troppo alcol è uguale a mancanza poi di una spalla, di un estratto secco, di tutte le altre componenti.
e sarà un vino che poi ovviamente ti procurerà dei danni come il mal di testa, per la presenza anche magari di solfiti troppo invadenti, o comunque tutte delle problematiche anche di gastriti, eccetera, eccetera. Quindi ecco, c'è doping e si può riconoscere. Anche una persona che non lavora nel vino può capirlo, ecco. Bisogna educarli. Di sicuro da evitare per chi fa sport. Di sicuro. Va bene. Mauro, alcuni sportivi agonisti sono diventati chef, oppure, se vogliamo rigirare, alcuni chef molto famosi anche oggi, anche in televisione, per esempio Oldani o anche lo stesso Cracco, erano degli sportivi agonisti, no? E probabilmente questo non è un caso, perché lo spirito agonistico accomuna queste due categorie, perché l'adrenalina che si può mostrare le proprie capacità in pubblico e vederne la reazione, un campo di calcio oppure un buon piatto quando viene presentato, la passione, l'allenamento, la ricerca, ci sono sia in campo della, in campo della cucina sia nel campo dello sport. E allora quanto conta per te lo sport e soprattutto quanto è importante per te l'agonismo nel tuo lavoro? Cioè, ti senti un agonista, ti senti uno che cerca sempre di mettersi in discussione, cerca sempre il confronto con i colleghi? Beh, sai, l'agonismo c'è, no? C'è sempre la voglia di fare meglio e di migliorarsi giorno dopo giorno, di stagione in stagione, con la creazione di un piatto, con la stesura di un menu nuovo, il confronto anche con i colleghi, appunto, no? Con i tuoi collaboratori. Poi la prova finale è effettivamente quella del cliente, no? La sera quando si siede, quando alla fine lo vai a conoscere, quando lo saluti, c'è appunto la tensione anche del sapere cosa ne pensa, no? Del suo giudizio. Quella tensione lì e quell'agonismo c'è sempre in cucina, c'è appunto da quando iniziamo fino all'ora del servizio, fino a quando andiamo via. Serve perché ci aiuta a capire molte cose, ci stimola, no? Ci stimola ad andare avanti, mi diceva anche prima Veronica, ad alzarti nel momento in cui magari cadi, nel momento in cui sbagli. Quindi penso che una punta di agonismo e di tensione servano un po' sempre. Quanto è importante per me l'attività sportiva? L'attività sportiva è molto importante, dedico perlomeno un paio di ore ogni due giorni, ho la fortuna, il ristorante è aperto solo la sera, normalmente non in questo periodo, di conseguenza... saremo tutti lì da te. Riesco a ritagliarmi quelle tre ore la mattina, no? D'estate giustamente un po' prima, l'inverno un po' dopo, per andare in bici, nel mio caso. Ed è anche un modo per pensare, comunque. Non mi fermo di solito, continuo a pensare, continuo a creare, anche andando in bici, magari qualche abbinamento nuovo. Ma allo stesso tempo è anche una valvola di sfogo, no? Cioè quel momento in cui ti calma, nel momento in cui riesci a rilassarti completamente, a svuotare la testa, inizi a lavorare e ti rimetti in gioco un'altra volta. Perché? Perché nel frattempo hai pensato a qualcosa, perché nel frattempo ti è venuta un'idea, e carico da queste due o tre ore di attività fisica hai tutta la possibilità e tutta la volontà di fare meglio. Diciamo che mentre uno sportivo agonista lo sa quando c'è la gara, perché ovviamente lo sa il momento in cui sta facendo la gara, il momento in cui si sta allenando, per te... In cucina è sempre una gara. In cucina è sempre una gara, anche perché se penso, no, alle competizioni, tra virgolette, che avete voi, che possono essere i rating nelle varie guide, voi non sapete quando vengono gli ispettori e non sapete chi sono, pertanto... può essere, è sempre una gara, no? Sei sempre sotto pressione. Ma sei sempre sotto pressione, non tanto per guide o per comunque persone che vengono magari a giudicare, ma intanto è una gara con te stesso, no? Una gara per far uscire lo stesso piatto tutte le volte, continuamente,
ripetutamente per 20, per 30, per 40 volte la sera e ogni servizio. Quindi non è tanto la tensione di chi critica, ma è la tensione che abbiamo noi nel cercare di fare la stessa cosa fatta bene, no? Come si faceva prima o addirittura meglio. Meglio. E poi c'è giustamente anche il parere del cliente, perché poi non è finita lì, no? A fine serata comunque i giudizi arrivano, no? Le persone parlano, ci si confronta e di conseguenza è come se facessi un'altra gara ancora. E poi non parliamo con l'avvento di TripAdvisor adesso, è veramente un'esposizione continua al giudizio, no? Sì, assolutamente, un'esposizione continua, a volte giuste, a volte magari sbagliate, critiche che servono, critiche che magari in quel caso, in quel momento, si potevano anche evitare. La critica fa comunque sempre piacere, fa crescere, no? Fa migliorare, soprattutto se fatta da persone anche competenti. E purtroppo c'è, come anche nel mondo del vino si diceva prima, ci sono persone che magari ne sanno un po' più di altre e che magari non si permettono di criticare, però è normale, ognuno ha la possibilità di esprimere i propri giudizi, però ci sono anche molte persone molto competenti che sanno effettivamente quando possono girare il coltello nella piaga, no? Hai sbagliato, oppure quello non era cotto giusto, il minutino in più potevi darlo, e allora dici, vabbè, è vero, aveva ragione, la prossima volta faremo meglio. Però questo è un aspetto estremamente importante, anche perché in un certo modo serve anche per educare chi fa uso di questi sistemi di valutazione, no? Dei ristoranti, e degli alberghi, dei ristoranti, tutto quello che gira nel mondo dei viaggi e del piacere, no? Per cui c'è il fatto di leggere delle recensioni, va preso sempre con le pinze, no? Esatto, poi sai, è sempre molto soggettivo, no? Come si diceva prima, la fidelizzazione del cliente. Cosa vuol dire? Che le persone che vengono a mangiare solitamente da me o nel ristorante dove lavoro è perché sono già abituati al mio gusto e piace magari il mio stile di vita, di conseguenza è già più difficile per loro criticare, è più facile magari per una persona che prova la mia cucina per la prima volta, perché magari non è abituata al mio gusto, non è abituata alla mia alla cadenza dei miei sapori e magari provando e riprovando la seconda o la terza volta, facile che riesca a fidelizzare anche quella persona. In che modo bilanci il tuo gusto con le richieste che puoi avere dai tuoi clienti? Cioè, sei un purista, dici io questa cosa la faccio così e quindi vado avanti per la mia strada, oppure in qualche modo cerchi di bilanciare fra quello in cui tu credi fermamente e quello però che ti viene richiesto dalla gente che viene a cena da te? No, sicuramente cerco di bilanciare, no? C'è sempre la persona che ti può aiutare, o tutti i clienti di una serata ti possono aiutare, perché effettivamente magari hai ceduto da una parte oppure sei stato un po' indietro dall'altra. Ci sono cose che categoricamente non cambio. Di base sì, di base invece ascolti e poi vedi se effettivamente tirare un po' più a destra o tirare un po' più a sinistra. Adesso però me lo dico, cos'è che non cambi assolutamente, lo voglio sapere. Prego. Su cos'è che sei un talebano, che non cambi? Qui è, non lo so, c'è una domanda di riserva, per caso. Potrebbe essere un problema. Allora, facciamo così, me lo dici, ci pensi, intanto io faccio un'altra domanda a Veronica, che è un'altra cosa che mi incuriosisce molto. Il legame che c'è tra il vino e lo sport a livello professionale, no? Nel mondo dello sport agonistico c'è un legame fortissimo tra vino e competizioni sportive. Basti pensare, per esempio, a tutte le cerimonie di premiazione che avvengono, non so, in Formula 1, in ciclismo, nel motociclismo, quando vengono premiati i vincitori, si dà generalmente una bottiglia di champagne e quindi sì, associa il festeggiamento di una vittoria sportiva con il vino.
Secondo te questa è soltanto un'associazione di tipo commerciale, di tipo pubblicitario, oppure serve un po' in un certo senso a, a ridurre la demonizzazione che l'alcol ha nei confronti dello sport? Allora, secondo me non è un il vino non è utilizzato per ridurre la demonizzazione dell'alcol nello sport, perché il vino di fatto è sempre che si usa nel celebrare una vittoria, un trionfo, nelle manifestazioni sportive. Insomma, pensiamo ad esempio alle Olimpiadi, all'antica Grecia, cioè il vino era il dono che veniva offerto all'atleta, e tanto più che venivano celebrati proprio, veniva celebrata anche la divinità di Dioniso e di Bacco per i romani. Quindi secondo me non vi è un aspetto volto a ridurre la demonizzazione del vino. Vi è, secondo me, soprattutto negli anni, è aumentata l'idea dell'aspetto commerciale, del brand commerciale, della casa, dell'azienda che si avvicina allo sport per una questione pubblicitaria, d'immagine, giustamente. Mi viene in mente il Giro d'Italia, che ha uno sponsor molto, molto, molto importante per quanto riguarda il mondo del prosecco. Quindi sì, l'aspetto commerciale c'è, ma non credo nell'aspetto di voler ridurre la demonizzazione dell'alcol nello sport. Perché c'è sempre stato, è sempre stato utilizzato nello sport come simbolo di vittoria, di trionfo e di celebrazione. Questo. Mauro, come diceva il professor Gerosa all'inizio nella presentazione quando ti ha introdotto, tu hai trascorso molto tempo a New York e a New York sappiamo che c'è una mania relativa al fitness e allo star bene, allo sport, alla forma fisica, anche all'apparenza, no? E conta tantissimo. E allora, che differenza c'è fra il cliente di New York e il cliente di Verona sotto questo aspetto? Ma noi abbiamo la fortuna a Verona, diciamo anche in Italia, di essere molto, molto ancorati alla tradizione, no? La tradizione intesa anche come tradizione contadina, una tradizione agricola molto forte. Al contrario appunto degli Stati Uniti, dove magari loro hanno dovuto un po' più lasciarsi andare a quella che è l'industria alimentare, con il problema appunto di trovarsi a mangiare quotidianamente dei prodotti di scarso contenuto nutrizionale. Noi per fortuna invece ci siamo sempre trovati, abbiamo sempre avuto la fortuna più che altro di avere dei prodotti eccellenti, di avere una forte base artigiana e agricola. Di conseguenza abbiamo forse sentito meno il problema dell'obesità, come si diceva prima, o del mangiare poco salutare. Di conseguenza loro si sono trovati, negli Stati Uniti si sono trovati un po' di più a dover anticipare i tempi e ad accelerare quello che è l'introduzione del fitness o comunque dell'attività fisica in maniera molto più preponderante rispetto a noi per cercare di arginare questo problema. Io ho sentito anche molte persone che magari facevano attività fisica per potersi permettere anche la sera di bere qualcosa in più o di mangiare anche per ore in più, no? Che secondo me è anche abbastanza sbagliato, però perché no? Se un paio di ore di bicicletta la mattina mi fanno bere un bicchiere più di vino la sera, per carità, però ecco, anche qui si tratta sempre di non eccedere mai, no? Però scherzi a parte, loro ecco, hanno avuto un po'
di problemi alimentari molto più pesanti rispetto a noi. Non che da noi siano finiti, noi, non che non ne abbiamo, però sicuramente sono in maniera meno pesante rispetto a loro. Quindi da loro, in un certo senso, c'è stata una... hanno anticipato quello che... La necessità, esatto. Esatto, una necessità, perché comunque anche oggigiorno loro sono molto forti, no? Sul naturale, sull'agricoltura molto più salutare, anche fuori dalle grandi città l'agricoltura sta nascendo e si sta sviluppando in maniera ottimale. C'è molta più attenzione all'artigiano, no? Più che all'industria alimentare, e questo giova a loro favore. Ma questo aspetto mi interessa tantissimo, quello appunto dei produttori e dell'approvvigionamento delle materie prime. Cosa cambia, Mauro, fra i vari produttori e la qualità nutrizionale dei loro cibi? Cioè, c'è differenza fra un pollo preso da un produttore, un pollo preso da un altro produttore, un uovo preso da un produttore o preso da un altro produttore in termini nutrizionali? Te ne accorgi tu quando maneggi questi, la stessa materia prima, ma prodotta da due produttori diversi? Ma sicuramente c'è differenza. Io tendo sempre a ricercare i prodotti che sono più consoni al mio stile di cucina, no? Comunque prodotti naturali, prodotti di persone che ci hanno messo tutta la vita, no? Di produttori che comunque con i quali si instaura un certo rapporto. Artigiani e allevatori che tengono anche, no? Che danno un certo valore anche, che hanno un valore aggiunto, che danno un valore aggiunto a quello che fanno. La differenza si nota in base giustamente al microclima delle loro aziende, no? Dove si trovano, se sono più esposte da una parte, se sono più esposte verso l'altra, se si trovano nel mezzo di una valle, se si trovano sul lago, se invece si trovano in campagna. Come lo si nota? Lo si nota nelle varie lavorazioni, come può essere le proteine di un tuorlo, riesce a notarle facilmente nel fare la pasta fresca, no? Una pasta molto più ricca in colore, in consistenza e in sapore. La stessa cosa appunto vale anche per il vino. Si nota perché magari queste galline hanno la possibilità di mangiare meglio e sono più allo stato libero rispetto ad altre, hanno la possibilità di mangiare anche loro da terreni più sani, meno contaminati, e la differenza si nota palesemente. È chiaro che va ad incidere anche il prezzo, sicuramente anche il prezzo è diverso da un uovo alimentare o da comunque da tutto quello che può essere l'alimentazione alimentare industriale, scusate. Perfetto, no, questo è un aspetto importante perché mi permette di ricollegarmi a una domanda che volevo fare a Veronica, proprio dal punto di vista della provenienza delle materie prime, in questo caso della provenienza delle uve. Ci sono sempre di più certificazioni di tipo aziende biologiche, aziende biodinamiche. Secondo te questa tendenza ha un effetto realmente attrattivo nei confronti di una clientela che è particolarmente attenta a questi aspetti? Quanto conta avere queste certificazioni? È così indispensabile o è soltanto anche qui un aspetto, tra virgolette, commerciale? Allora, assolutamente sì. Il cliente, come ti dicevo prima, è sempre più esigente e il cliente intanto guarda l'origine di provenienza, quindi la denominazione è fondamentale, ma soprattutto ci chiede delle certificazioni, non solo premi, ma anche certificazioni. E a questo proposito noi ci siamo avvicinati ad una certificazione promossa dal Consorzio Tutela Vini della Valpolicella per una promozione enosostenibile, quindi si basa su un concetto di sostenibilità che è sempre più importante. E questo protocollo prende il nome di protocollo 3R, risparmia, riduci, rispetta. Risparmia,
tutto ciò che è l'utilizzo delle fonti naturali, quindi dell'acqua ad esempio, che è sempre più un bene prezioso, ed è per questo che chi viene a visitarci rimane sorpreso nel vedere che noi non abbiamo un sistema di irrigazione. Questo ci è dato perché abbiamo un terreno molto povero che assorbe l'acqua piovana e la rilascia durante i periodi di maggiore siccità, e quindi anche un ambiente pedoclimatico che ci rende comunque, e un terroir che ci rende unici nel nostro genere. In secondo luogo, riduci tutto ciò che è fitosanitario, quindi tutti i veleni, concimi, diserbanti che possono essere dannosi al territorio, ma anche alla salute dell'uomo. E infine rispetta l'ambiente e rispetta il tuo consumatore. Ecco che questo programma di sostenibilità, da quando noi abbiamo appunto ci siamo adoperati per essere sostenibili, abbiamo visto un incremento della clientela, soprattutto nei paesi del nord Europa sono molto attenti a queste certificazioni perché prediligono uno stile di vita sano e cibi e vini che abbiano dunque anche questi, diciamo, queste certificazioni, che sono vini comunque controllati ancora di più, perché noi abbiamo dei controlli, e quindi sì, Augusto, la mia risposta è sì. Bene, perfetto. Siamo quasi al termine. Allora io adesso direi, Mauro, raccontaci una tua ricetta. Dacci una dritta e dacci un consiglio su come fare un buon piatto. E poi Veronica, in base al piatto che ci descriverà Mauro, vorrei che tu ci abbinassi uno dei tuoi vini, ok? Perfetto, allora riprendiamo il risotto, piatto forte, mi piace cucinare risotti, penso che siano anche, la base anche dell'agricoltura, no? Del basso veronese nostro, è un piatto che esprime la nostra veronesità. Potrei dirti un risotto mantecato con crema di asparagi bianchi, adesso è anche periodo, iniziano i primi. Potremmo metterci sopra, per andare magari in Lessinia, un ragù, uno stufato di pecora brogna, autoctona, dei Monti Lessini, un olio all'aglio orsino e una grattatina di ricotta affumicata. Potrebbe essere sufficiente. Fantastico, no, però toglimi una curiosità, il ragù come lo integri col risotto? Lo mettiamo sopra, facciamo il ragù a parte, due cotture a parte? Teniamo tutto per separato, sì, tutto per separato, così andiamo bene a capire quali sono gli ingredienti del piatto, ogni singolo ingrediente. Quindi il risotto, sì, io lo metterei sopra. Parte. Il risotto è integrato a parte. Il riso lo impiattiamo, lo mettiamo sotto, lo mantechiamo normalmente in burro e parmigiano, poco burro, poco parmigiano, la crema di asparagi, lo andiamo a stendere nel piatto e poi sopra dell'olio all'aglio orsino e un paio di cucchiai di stufato di pecora brogna. Alla fine la grattata. Questo ragù di pecora brogna è bianco o rosso? Io lo farei rosso, e anche metà e metà. Restiamo un po' leggeri, si avvicina la primavera, facciamo metà bianco e metà rosso. Fantastico. Veronica, cosa ci abbiniamo? Un ripasso o un amarone? Che dici? Allora, curiosità, rosso per l'aggiunta di pomodoro? No, per il vino rosso. Per il vino rosso, niente pomodoro. Perché sennò lì ti avrei abbinato un ripasso, perché l'acidità del pomodoro. Allora, in questo caso, allora abbinerei un amarone per concordanza, nel senso che, come ci insegnano al corso sommelier, ci sono due tipi di abbinamento: contrapposizione e concordanza. La contrapposizione, vabbè, è un esempio di un piatto grasso, succulento, che vuole magari un vino che vada a pulire la bocca. Esempio, la mortadella, che è grassa, vuole una bollicina, un vino effervescente. In questo caso, però, secondo me, si può andare di concordanza, perché un cibo che ha questa struttura, questa complessità, che abbiamo comunque la ricotta affumicata, che abbiamo comunque la pecora brogna, secondo me
Vuole un vino strutturato come un amarone, non un amarone giovane, secondo me è un amarone di annata, che potrebbe essere, mi viene in mente la 2003, che è stata una delle annate più belle che abbiamo avuto in Valpolicella, un'annata caldissima, quindi abbiamo raggiunto, abbiamo avuto una concentrazione degli zuccheri importante, una vendemmia perfetta, un appassimento controllato a temperatura corretta, e quindi sì, un vino che ti lascia questo finale lungo in bocca, ma che non va a contrastare il piatto. Fantastico, dai. Perfetto, allora, con un brindisi per terminare questo incontro, quindi un cin alla vostra. Vi ringrazio tantissimo per questa presentazione, spero che sia stata interessante per tutti quelli che ci hanno seguito e ci hanno ascoltato, e finché sorseggiamo io qui ho un ripasso, non ho l'amarone Veronica, un ripasso, però insomma dai, ma direi che va più che bene, e prima di andare a mettere sul risotto introduco il prossimo incontro, che sarà mercoledì prossimo 24 marzo alle ore 19, come vedrete nella sovrimpressione, e l'argomento sarà la ricetta della felicità, e gli ospiti saranno lo chef Giancarlo Perbellini, anche lui di Verona, lo psichiatra Fabrizio Starace e Dante Bonascina della cantina Ca del Bosco. Pertanto auguro a tutti quanti una buona serata, grazie Veronica, grazie Mauro. Cin, grazie a voi. Buon proseguimento a tutti. Buona serata, grazie.